adesso le notizie sul traffico e la viabilità. Su tutte le strade traffico intenso verso le grandi città. Sull'autostrada Intal, all'uscita di Rosenheim, sono segnalati circa 5 km di coda. Tra Bayern e Monaco traffico lento. Gli automobilisti provenienti dalla valle di Schleswig sono consigliati di non immettersi nell'autostrada Bayern, ma di proseguire fino a Holzkirchen. Saltato fuori. Maledetto porco schifoso vigliacco! Horst, che diavolo stai dicendo? Ho visto con i miei occhi che cosa cerca di calmare. Ecco perché ieri eri così incerto nel dirmi che cosa avresti fatto oggi. E perché Ellen è venuto improvvisamente in mente che doveva andare a trovare sua zia. Stavate dicendomi un sacco di bugie. Sì, hai ragione, Horst. Avevamo deciso di parlartene subito, ma poi non ne abbiamo avuto il coraggio. Mi devi credere. È stata una cosa improvvisa. Ellen e io non ci abbiamo messo malizia. Non volevamo. È penoso anche per noi, credi? Sì, perché ti vogliamo bene, capisci? Tu lo sapevi che Ellen era la mia ragazza. Sì, ragionevole. Mi avete cerca tradito, di capire. Siete due vigliacchi, vigliacchi! Non l'abbiamo fatto con cattiveria. Calmati su. Vieni. Su. Siedi. Avevamo deciso di parlartene oggi. Stamattina. Mi devi credere. Ma tu invece, tu ci sgomentavi portandoci ogni volta fuori strada. Ellen si era allontanata da te già da tempo. Io ero convinto che tu lo sapessi. E che anche tu ormai ti fossi stancato di lei. Sembravate due estranei. E quando vi parlavate, era per dirvi cose sgradevoli. Non eravate più neanche amici. Dici questo solo per discolparti. È colpa tua, l'hai messa tu contro di me. Sei stato tu. Tu! Che cosa hai fatto, Horst? Mario! Ti prego, aiutami. Mario, non volevo farlo, credimi, te lo giuro. Horst, sto male. Ero fuori di me, non capivo più niente. Lo so. Ora portami via da qui. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Ti porto da un medico. No, da un medico no. Sta calmo. È troppo rischioso. Sta calmo adesso, Mario. Portami subito a casa mia. Devi credermi, Mario. Ti prego. Ho
passato dei momenti terribili, ero disperato. Sono stato ad aspettarvi tutto il giorno. E quando siete tornati... Non portarmi dal medico. Forse... non è tanto grave. Portami a casa, ti prego. She's your mother. How do you cope with a thing like that? And now I wanna hear me call. Torno subito. Papà! Eccomi, sono appena arrivato. Aiutami, papà, ti prego. Cos'è successo? Vieni subito con me. Ho ferito Mario con un cacciavite, è molto grave. Con un cacciavite? Ma che diavolo dici? È qui fuori, sta sanguinando. Bisogna chiamare un medico. Ho già suonato dal dottor Wolfram, ma non risponde nessuno. Cose da pazzi. È molto grave? Sì. Ma com'è successo? Mario. Mario. Presto, papà. Facciamo qualcosa. Il suo polso non batte più. È morto. Lo hai ammazzato. Su, portiamolo in garage e spegni quella maledetta radio. È così. Non mi ero sbagliato. Non c'è più niente da fare. Niente. Povero ragazzo. Come hai potuto? Smettila di piangere! Dimmi com'è successo! Abbiamo litigato. Era andato via con Ellen. E sono rimasti insieme fino a tardi. Ma come? E per questo tu lo hai? Quando è stato? Un quarto d'ora fa. Dove? Dove? Vicino a casa di lei. Sono rimasto lì ad aspettarli per tutta la sera. Raccontami quello che è successo. Io ho visto che si stavano baciando. Ma da dove li hai visti? Dalla mia macchina. Non c'era nessun altro? No. Non ti ha visto nessuno? No, no. E poi che cosa è successo? Ellen è entrata in casa e mentre lui stava andandosene ho superato la sua macchina e l'ho bloccato. Continua, continua. Si erano abbracciati, si erano baciati. Tu non sai che ho provato in quel momento. Ho capito che mi avevano sganciato per andare a fare l'amore. Horst, lo hai colpito? Con il cacciavite? Sì. Da dove lo avevi preso? Dalla sua macchina. Ah, dalla sua macchina, già. Lo hai preso solo perché era lì? Sì. Non c'è stata quindi premeditazione. Non avevi intenzione di ammazzarlo, vero? O ne avevi già l'intenzione? No.
È stata una reazione improvvisa, dunque. Tu eri completamente fuori di te. Dobbiamo consultarci con un legale. Non possiamo fare il minimo errore. Altrimenti ti danno l'ergastolo. Quanto tempo hai aspettato davanti a quella casa? 2 ore, pressa poco. Non potrebbe averti visto qualcuno mentre eri lì? No, te l'ho detto. E lui non ha gridato? No. Mi ha solo detto: da dove salti fuori? Se non ti ha visto nessuno, si potrebbe anche tentare di negare tutto. O vuoi andare in galera per 7 o 8 anni? E saresti finito per tutta la vita. Prima di tutto dobbiamo portarlo via di qui. Sai quali locali frequentava? Sarebbe bene che lo trovassero davanti a uno di quei locali frequentati da stranieri dove ogni tanto vengono alle mani. Il Pinocchio. Dove si trova? Nella Markstrasse. Ci andava molto spesso? Non molto spesso, ma ci andava. Lo devono trovare lì davanti. C'è molto movimento. Fino al mattino. Ce lo porto io. La macchina tua dov'è? È ancora là. Sta ancora davanti a quella casa. Non proprio, a circa 200 metri. Non può rimanere lì. La vado a prendere. Tu non muoverti adesso, vattene in casa e aspettami. Dammi le chiavi della macchina. Sono nel cruscotto. Cerca di aprire bene le orecchie. Il tuo futuro adesso dipende soltanto da ogni passo che faremo. Guarda se c'è fuori qualcuno. Puoi andare, non c'è nessuno. Spegni la luce e fammi uscire.
Che rapidità. Hai spinto a tavoletta? Direi di no. Ho ricevuto la chiamata alle 4, qualche chilometro prima dell'uscita di Augsburg. Sono quasi le 5, con la strada libera. E con Volker poi com'è andata a finire? Quel ragazzo ha la testa molto dura. Il confronto purtroppo non ha dato risultati. Abbiamo dovuto cambiare metodo e così, dopo un paio d'ore, finalmente ha cantato. Allora, andiamo un po' a vedere. È uno straniero? Sì, abbiamo tutti i dati. Mario Mafaldi, italiano, meccanico. Sappiamo dove abita e dove lavora. Arma da fuoco? Coltello, secondo il dottor Richter. È in carattere con questo ambiente. Avrei dovuto immaginarlo. La macchina è del morto? Sì. Buongiorno, signor Homan. Buongiorno. Che locale squallido. Dunque, supponiamo che la lite si sia svolta laggiù. Lui è ferito, si trascina alla sua macchina e si siede dentro. Ma non al posto di guida. Appena ferito, dunque, sarebbe uscito dal locale. Ha avuto quella coltellata, non si regge quasi in piedi e vuole andarsene via. E siede a destra invece che al posto di guida. E c'è la chiave infilata nel cruscotto. Non ti sembra strano? Un momento. Do un'occhiata al sedile di guida. È spostato all'indietro fino all'ultimo scatto, vedi? Dunque ci si è seduto uno più alto. Quello che ha lasciato attaccata la chiave. Così è più logico. Potete portar via il cadavere. Diamo un'occhiata al locale, Harry. Una tazza di caffè molto forte, per favore. Va bene. Qualcuno conosce il morto che è là fuori? Non le possono rispondere. Sono tutti stranieri. Sono qui da poco tempo. Risponda lei, allora. È il proprietario? No, semplicemente il gestore. Uh-huh. Ha visto il morto lì fuori? Sono stato uno dei primi a vederlo. C'era un gran trambusto, sono uscito subito. L'ho guardato bene in faccia. Non mi sembra che abbia mai frequentato questo locale. Deve essere uno che passava da queste parti per caso. Da noi non era successo niente. Nessuna lite, nessuna rissa. Proprio niente. Era questo che volevate sapere, no? Questo caffè è disgustoso. Sì, era questo. È stata una notte molto tranquilla. Non è sempre così? Ma qualche volta no. A volte ci scappa anche qualche coltellata, vero? Sono teste un po' calde e usano portare in tasca quell'affare che adoperano per tagliare il pane, dicono. E quel tale l'hanno fatto fuori a coltellate? Sì. Sì, ma qui non è successo niente. Assolutamente. Come va il lavoro? Abbiamo finito. Al volante e al cambio non ci sono impronte. Probabilmente le hanno cancellate. La macchina la portiamo via. Arrivederci. Arrivederci. Io passo da casa. Mi rado, mi lavo e mi cambio d'abito. Poi andremo a dare uno sguardo all'officina dove lavorava la vittima. Forse lo rivedo. Pensi che mi richiamerà? Ciao, Horst. Ciao. Ho una gran paura. Ehi! Non mi dici niente. E che cosa dovrei dirti? Ciao. Non so, sei ancora arrabbiato. Per che cosa? Per ieri. Che è successo ieri? Avrai saputo certamente che sono uscita con Mario. Con Mario? Tu? Non dovevi andare da tua zia? Non ti ha ancora parlato. Ma chi? Mario. Avrebbe dovuto parlarti stamattina. Non ti ha neanche telefonato. No. Sei uscita con Mario, hai detto. Come? E perché? Abbiamo fatto una gita in montagna. Chissà perché non ti ha parlato, non capisco. Ma cosa dovrebbe dirmi? Abbiamo scoperto che stiamo bene insieme. Questo ti deve dire. La colpa non è sua, però. La cosa l'ho provocata io. E che mi importa? Tu puoi fare quello che vuoi. Lo so da me che posso farlo. Ma lui non ti voleva ingannare. Perché ti vuole bene. Beh, ora devo entrare in classe.
Non riesco proprio a convincermi che Mario sia morto. Già, purtroppo è così. Incredibile. Mi ero meravigliato molto non vedendolo venire al lavoro. Il suo amico mi ha detto che non era rientrato ieri sera. Abitano insieme. Il suo amico è qui? Sì, sta lavorando laggiù, sul ponte. Enrico? Enrico? Sì? Mario è morto. Questi signori sono della polizia. Ma ho capito bene. Morto. Com'è possibile? Un incidente con l'auto, tornando a casa? No, non è stato un incidente, è stato ucciso. Ammazzato? Ma è impossibile. Chi può... È così. Lo abbiamo trovato nella sua macchina davanti al Pinocchio. Conosce quel posto? Sì, lo conosco. Eravate amici voi due? Sì, abitavamo insieme. Lei come si chiama? Enrico Cuoni. Vogliamo dare uno sguardo in casa. Il signor Cuoni può accompagnarci? Naturalmente. Grazie. Cambiati e accompagnali. Subito. Dovrà anche identificare il morto. Sì, sì, capisco. Era il più bravo dei miei operai. Io non riesco a immaginare come sia accaduto. Chi può averlo ammazzato? Era tranquillissimo, non aveva nemici. Abitate in tre qui, vero? Sì. Il terzo è andato in vacanza. Non tornerà neanche molto presto. Dovrà fare il servizio militare. Anche lui è italiano? Sì, sì, anche lui. Dov'è il letto di Mario? Dormiva lì. Il suo armadio? È quello. Lei a che ora è tornato ieri sera? Verso le 11, anzi proprio alle 11. Mario non era rincasato. Di solito rientrava prima di me. Io però non ci ho fatto caso, perché a volte capitava che restasse a dormire in casa di un suo amico, un ragazzo molto in gamba. Come si chiama quest'amico? Wigman, Horst Wigman. Questo è lui con una compagna di scuola. Wigman. Chi parla? La polizia criminale? Noi vorremmo sapere se lei conosce un certo Mario Mafaldi. Mafaldi, sì. Lo conosce? Sì, lo conosco. È un amico di mio figlio. No, ieri non è stato qui. Mio figlio? Ah, sì, è a scuola, è ancora studente. Quale scuola? Sì, l'istituto Humboldt. Ma la prego, mi dica che cosa vuole da mio figlio. Come? Oh, santo cielo. No, no, ieri non si sono visti, lo escludo. Lo affermo perché gli ho anche chiesto come mai Mario non si era fatto vivo. Di solito viene ogni domenica. E lui mi ha risposto che non lo sapeva. E dove lo hanno ammazzato? Che cosa orrenda. Sì, proprio una cosa orrenda. La ringrazio, signor Wigman. L'autopsia non la faranno che nel pomeriggio. Il giovane Wigman frequenta la scuola Humboldt. Ah, la stessa che frequenta la ragazza. Andiamoci. Horst! La polizia ha già telefonato, sanno che tu eri suo amico. E poi? Hanno saputo altro. Io non ho questa impressione. Volevano sapere se Mario ieri è venuto da noi. Io ho detto che non lo abbiamo visto durante tutto il giorno. Ma suppongo che ora verranno qui. E questo che significa? Che vogliono parlarti, che c'è di strano. Parlarmi? Non c'è niente di strano in questo, non devi preoccuparti. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Tu dovrai dire loro che io sono stato qui da te e che ero sconvolto per la terribile fine che ha fatto il tuo amico. Così potrai giustificare anche il tuo stato d'animo e non dovrai preoccuparti di mascherarlo, perché è comprensibile dopo tutto. Hai già parlato con Helen stamattina? Sì, a scuola, per pochi secondi. Mi ha chiesto se sapevo che... Se sapevi cosa? Che erano andati insieme a fare una gita in montagna. Mario doveva telefonarmi stamattina per dirmelo. E tu che cosa hai risposto? Che non l'avevo visto né sentito. Wigman, devi andare subito in parlatorio. Non farli aspettare, corri. È impossibile, non può essere vero. Ieri siamo stati fuori insieme, siamo tornati tardi. Quando mi ha accompagnato a casa, erano già le 10, di più anzi. E poi è andato subito a dormire. Non può essere lui, c'è sicuramente un equivoco. Non può che esserci un equivoco. Mi dispiace. Buongiorno, sono Horst Wigman.
Noi siamo della polizia criminale. Mario è morto. E lui? Venga avanti. Qui è già morto? Sì. Sono state scattate stamattina poco dopo le 6. Lei sapeva già che Mario è morto? Mio padre è venuto qui nell'intervallo e me l'ha detto. Aveva visto Mario ieri sera? No, ero andato via assieme a lei. Sono andati a fare una gita, l'ho saputo stamattina. Noi siamo andati a sciare in montagna. Siamo partiti al mattino con la sua macchina e siamo rientrati tardissimo. Quando, più o meno? Alle 10, credo. Lui mi ha accompagnata a casa e ci siamo salutati quasi subito. Non aveva intenzione di andare ancora in giro. Dov'è questo posto? Dov'è la sua macchina? Il locale si chiama Pinocchio. Lo ha mai sentito nominare lei? Sì, qualche volta, da lui. Sì, ma è impossibile che sia andato là dopo avermi lasciata. Perché è impossibile? Sarebbe stato assurdo. No, lui ha detto, io me ne vado a casa. E sono sicura che non mi mentiva. Dillo tu, andava mai in locali del genere? No, penso anch'io di no. Una volta forse, ma ora non più. Perché ora non più? Perché aveva conosciuto noi. Andava là quando era solo e non sapeva che fare, per incontrare i suoi compatrioti. Da quando ha conosciuto voi due, non c'è più andato? No, non c'è più andato. Per quello che so io. E per quello che diceva. Dove ha conosciuto Mario e in quale occasione? Quando ha riparato la mia macchina. Ci siamo conosciuti in officina. Gli era molto amico? Sì. Era il mio migliore amico. Quindi, voi avete passato le domeniche sempre insieme? Lei, Helen e Mario? Sì. Ieri no, però. No. È stata colpa mia. Avevo detto a Mario che desideravo rimanere sola con lui. E lei che cosa ha fatto? Sono stato a casa. A casa anche la sera? Non sono uscito neanche un momento. Tutta la domenica a casa da solo? No, assieme a mio padre. Allora, com'è andata? Bene, abbastanza bene. Non hanno avuto sospetti? Credo proprio di no. Ti hanno domandato dove hai passato la serata? Sì, ho risposto che sono rimasto in casa tutta la sera con te. Potevo dirlo? Sì, sì, andiamo, sbrigati. E ti hanno anche domandato se io mi sono mosso da casa? No. Questo sarà un punto debole. Ieri sono andato da tua madre perché voleva di nuovo altri soldi. Se dovessero interrogare anche lei potrebbe smentire la tua dichiarazione. Bisogna che vada a parlarle. Non deve dire che sono andato da lei. Non sarà così facile, ne sono sicuro. Non è mai stata granché come moglie. Speriamo che come madre sia meglio. Ciao. Buongiorno, Hilda. Che c'è? Che fai tu qui? È di lui che dobbiamo parlare? Sì, di lui, siediti. Vuoi bere qualcosa? No, no, non ho molto tempo. Sono stata invitata a colazione. Allora la cosa riguarda lui? Sì, riguarda nostro figlio. E va bene. 5 minuti. Non credo che bastino 5 minuti. Il ragazzo ieri notte ha ucciso un suo amico. Che hai detto? Che scherzi sono questi? Non scherzo. Dico sul serio. In un impeto di gelosia ha ammazzato un suo amico. Ha preso un cacciavite e glielo ha piantato nel petto. Sei disposta ora a concederci più di 5 minuti? Prendi la pelliccia di tua madre. Come è accaduto? Vuoi bere qualcosa di forte? Sì, grazie. Mi
porti un cognac, signora Schultz. Subito. Grazie, signora Schultz. Di niente. Mamma. Ci sono testimoni? No. La polizia lo ha interrogato e gli ha chiesto dove ha passato la serata. Lui ha risposto di essere stato tutto il giorno a casa, assieme a me. Ma non è vero. Non ho saputo suggerirgli niente di meglio. Ma tu eri da me. Ti rendi conto della cosa? Sì. È falsa testimonianza. È vero. Ma tento di risparmiare a mio figlio molti anni di prigione. Questa deposizione l'hai già fatta? No, non ancora. Possono interrogare anche me? Altrimenti perché credi che ti avrei invitata qui? Che cosa significa? Che pretendi da me? Devi sostenere che ieri sera sei venuta a trovarci e che siamo rimasti tutti a casa. Così avrà due testimoni. Due testimoni. Due testimoni. E se lo scopriranno? Ah, com'è possibile? Ho portato via di qui la macchina con il morto. L'ho messa davanti ad un locale dove accade sempre qualcosa. Per la polizia sarà un caso come tanti altri. A noi faranno al massimo delle domande di routine, ma le risposte dovranno essere più che convincenti. Dimmi se posso contare su di te. Lo farai per tuo figlio? Ma certo, sì, lo farò. Però non lo fai volentieri, vero? Come puoi farmi una domanda simile? Trovarsi all'improvviso di fronte a un fatto così terribile ti sembra niente? Un omicidio per gelosia. Gliel'ho detto sempre, se una ragazza ti tradisce, non farne mai una tragedia, lasciala pure andar via. Come ho fatto io con te. Non c'è nessuna differenza. Allora, che cosa dovrò dire? Che sei venuta a casa dal tuo ex marito perché volevi stare un po' insieme a tuo figlio, come tuo preciso diritto. Così sarà chiarissimo che Horst è stato a casa tutta la domenica. Tu pretendi troppo da me, Richard. Ci riuscirai, pensando a tuo figlio. Qui vi siete salutati e lui ha detto di voler andare subito a casa. Ha detto così, e così voleva fare. Sta arrivando mio padre. Helen, come mai non sei a scuola? Papà, questi signori sono della polizia criminale. Buongiorno. Buongiorno. È successa una disgrazia, papà. Che cosa? Mario, ieri notte, è stato ammazzato. Vogliamo entrare in casa? Grazie. Io non riesco a crederci. Un giovane così corretto, così sensibile. Erano inseparabili tutti e tre. Helen era tanto felice ieri sera quando è tornata a casa. Mi scusino, ma apprendo soltanto ora che mia figlia ha passato la domenica in compagnia di Mario. Come mai Horst non è venuto con voi? Perché ho voluto star sola con Mario. Non volevo che Horst fosse sempre di mezzo. Pensavo che tu e Horst foste molto amici. Sì, certo, ma ora è diverso. Allora vi dirò qualcosa che può essere importante. Ieri sera, quando sono rincasato, erano circa le 9, vero? Sì, sei tornato alle 9. Mi è sembrato di aver visto la macchina di Horst in una stradina laterale. Beh, non ne sono proprio sicuro, potrei anche sbagliare. Al buio non si distingueva bene, ma ricordo che ho pensato, Helen deve essere già a casa. Immagino
che la cosa vi interessi. Sì, sì, certamente. E tutto questo per una ragazza. È una cosa incredibile. Proprio tu dici così. Mi sembra che esageri. Gli impulsi e le emozioni ai quali si cede senza freni sono cose che hanno toccato anche te un tempo, credo. Ma io non ho mai ucciso nessuno. E non l'hai neppure pensato. Neanche una volta, amico mio. Perché stai così impalato? Guarda com'è ridotto. Sembra una confessione vivente. Sono quasi 48 ore che non dorme. E io sono a terra quanto lui. Allora? Dove vado? Per fare il caffè. La cucina è ancora al solito posto. Beh, va a prepararlo tu. Non capisco perché tu non stia ferma. Perché sono agitata, no? Io mi domando perché devo trovarmi sempre in mezzo ai guai. E mai che tu mi aiuti. Quando mi interrogheranno, cosa dovrò dire? Questo mi sembra di avertelo già detto. Va bene, ero qui, ma da che ora in poi? Sei arrivata alle 7, siamo rimasti insieme fino a tardi. D'accordo. Horst, ci vuole ancora tanto. Tutto questo per quella ragazza. Non ricordo più quando è che l'ho vista. Ricordo solo che indossava una specie di tuta sportiva. Fa parte di qualche squadra? Ah, sì. L'ho vista una volta giocare a pallacanestro nella tua scuola. Tu avresti dovuto fargli capire per tempo che le donne non vanno prese seriamente. A quanto pare non sei stato un buon esempio. Non parliamo di esempi, visto che proprio tu gliene hai dati di belli. Sei un vigliacco. Chi può rimproverarmi di non aver fatto il mio dovere di madre? Non ho mai mancato in niente verso mio figlio. Non è il momento di discuterne, pensiamo invece al colloquio che ci aspetta. Dignati allora di riassumere quello che dovrò dire. Ti ho ripetuto 100 volte che ieri sera alle 7 tu sei venuta qui. Questo era già stabilito. E ora prova a dirlo tu. Ieri alle 7 sono venuta qui. Ecco. E a che ora me ne sono andata? A mezzanotte. Fin qui siamo d'accordo. Non pretendere più di questo, però. Ho fatto sempre quello che ho potuto per lui. Va un po' a vedere se l'acqua bolle. Aspettavi qualcuno? No. Sarà forse la polizia. Che vuoi che ti dica? Allora va ad aprire. Richard. Allora, dalle 7 a mezzanotte siamo stati... Ma se l'abbiamo ripetuto fino alla noia. Spero di non confondermi. Ma va ad aprire. Sei troppo pallido, Horst. Almeno bevi qualcosa. Non puoi farti vedere così. Si accomodino pure. I signori Derrick e Klein, mia moglie. Buongiorno. Anzi, la mia ex moglie, per la precisione. Sono due funzionari di polizia e stanno indagando sulla morte di Mario. Prego, si accomodino. Grazie. Quello è mio figlio. Buongiorno. Buongiorno. Lei è agente assicurativo, signor Wigman, vero? Sì. Quando comincia il suo orario di ufficio al mattino? Alle 9. Stamattina abbiamo telefonato qui verso le 10 e lei c'era ancora. Come mai? Sì, ma io non devo andare alle 9 in punto come tutti gli altri. Non succede niente se arrivo più tardi. Lei è andato in ufficio più tardi oggi? Sì. Come mai? Beh, senza nessun motivo particolare. Prego, si accomodi. Grazie. E poi c'è stato in ufficio oggi? Sì. Quanto dura più o meno il suo orario? Fino alle 5. Sono le 3. E lei è di nuovo a casa, come mai? Scusi, perché mi fa tutte queste domande? Questo è un giorno speciale per lei, forse? Non vedo perché dovrebbe essere speciale. Oh, forse... Forse perché oggi è stato ucciso l'amico di suo figlio. No. Cioè... sì, in un certo senso sì. Io però stamattina non lo sapevo ancora. No, io...
A lunedì di solito sbrigo un po' di lavoro a casa, dove tengo alcuni incartamenti che devo esaminare con più attenzione. Ecco perché era ancora qui quando lei ha telefonato. Parliamo un po' di ieri sera, la prego. Ma le ho già detto tutto quello che so. Suo figlio era qui. Da quando fino a quando? Qual è l'orario che le interessa? Dalle 8 alle 10 di sera, esattamente. Allora eravamo qui. Sì, in questa stanza. Mio figlio, mia moglie ed io. Anche lei, signora? L'ha appena detto lui, mi pare. Ah. Loro sono divorziati? Sì, da un anno circa. Lei però non abita qui. No. Che significa però? Sera era qui, invece. Sì, sono stata qui dalle 7 a mezzanotte. Va a vedere se è pronto il caffè. Sì. Loro vogliono bere qualcosa? No, grazie. Come mai è stata qui ieri sera? Io vengo qui di tanto in tanto per vedere mio figlio. Penso che non ci sia niente di strano, no? No, no. E il ragazzo è stato qui tutto il tempo? Non l'ho forse detto proprio ora? È quello che ho detto, mi sembra. E non è mai uscito di casa, nemmeno per poco. Non capisco queste domande. Sono venuta alle 7 e me ne sono andata a mezzanotte. E mio figlio era presente. Ah, ecco il mio caffè. Grazie, caro. Perché non ti siedi? Hm? Suo figlio è stato visto ieri sera verso le 9 davanti alla casa di Helen Koeniger, signora Wigman. Ma questo non è possibile. Chi ha detto di averlo visto? Il signor Koeniger è tornato a casa ieri sera verso le 9 e ha visto la macchina di suo figlio. Ha visto la macchina di mio figlio? Questo non è di certo la stessa cosa. Lui ha visto ferma lì un'automobile. Mio figlio ha una Volkswagen. Il signor Koenig ha visto una Volkswagen, vero? E che cosa ha fatto dopo? Si è avvicinato e ha salutato mio figlio, forse? La prego di rispondere a questa domanda. No, non lo ha fatto. Ah, non l'ha fatto. Ha visto una macchina come tante altre e ha pensato, questa è la macchina di Wigman. Sì, proprio così. Ha detto di aver pensato che quella fosse la macchina di suo figlio. Però lei ha detto che era stato visto Horst. Le sembra giusto? Lo può fare? No. Ha ragione lei, mi scusi. Adesso comunque mi faccia parlare con suo figlio. Horst. Tu ieri sera eri fermo davanti alla casa di Helen Koeniger, non è vero? Perché chiede al ragazzo? Non crede forse alla mia testimonianza? Le ho già detto, mi sembra che il ragazzo era qui. E anche mia moglie glielo ha confermato. L'ho capito. Però adesso faccia rispondere lui. Rispondi. No, non ero davanti alla casa di Helen. Ieri sera ero qui. Non sei stato ad aspettare Helen? No. Helen è la tua amica, vero? Sì. Tu ami Helen. Cioè, la vostra è più che un'amicizia tra giovani, non è vero, Horst? Che cosa vuole che le risponda? A quell'età certi rapporti comprendono amore, amicizia, un mucchio di cose. Lei perché drammatizza questo fatto? Secondo te com'era il suo rapporto con Helen? Che vuoi che ne sappia io? Ho l'impressione che l'ispettore voglia trasformare questa amicizia in una sorta d'amore morboso. Sì. Credo che suo figlio soffrisse di gelosia. Hai visto che avevo ragione? Ci costruisce un romanzo d'appendice. La gelosia del povero ragazzo abbandonato dall'amata in una triste domenica d'autunno. Lei la vede così, vero? Quasi. È un errore, se ne convincerà presto. Sei mai stato geloso di qualcuno? No. Glielo chieda anche lei. Né gelosia ne capisco qualcosa. Ricordo certi brutti momenti. Ti prego di scusarmi, cara. Volevo soltanto dire che non sono insensibile. Ma questo non c'entra affatto. Voglio dire semplicemente che ne conosco bene i sintomi e che non li ho notati in mio figlio in questi ultimi tempi. O forse la ragazza ti ha fatto perdere la ragione con il suo comportamento. No. E allora? La sua supposizione è assolutamente errata. E poi, come le ho detto, mio figlio ieri sera era a casa con noi. Cosa che lei dovrà sottoscrivere. Certo che lo farò. Prepari pure il suo verbale. Vuole scriverlo a macchina? No. Lei rimarrà a casa oggi? Se lei lo desidera. Tu che cosa fai? Vorrei mangiare qualcosa, perché poi ho un appuntamento. Ma se vuoi, puoi mangiare qui. Apri il frigorifero, senza tanti complimenti. Gran bella famiglia. Quelli stanno bluffando. La signora Wigman è tornata a casa per dare una mano al marito. Questo ci complicherà le cose. Il movente sarebbe la gelosia. Padre e madre gli forniscono un alibi difficile da smontare.
Ce ne siamo liberati, è andato tutto liscio, mi pare. Liscio? Se ti sembra liscio. Ne siamo usciti per il... Perché dici questo? Ci hanno provato. Hanno provato a farci crollare e ce l'hanno messa tutta, ma non ci sono riusciti. Tanto ritorneranno. Ti dico che il peggio è passato. Cerca di calmarti. Soltanto che tu eri troppo silenzioso. Horst, avresti dovuto reagire, ribellarti, non ascoltare passivamente l'accusa che ti veniva rivolta. Ma lascialo in pace. Non tutti hanno la lingua sciolta quanto te in simili situazioni. Quando comincia il suo orario d'ufficio al mattino? Mica male. Si vede che è abituato a fare domande a sorpresa. Dobbiamo stare attenti. È uno che sa molto bene il fatto suo. La gelosia. Questa è una parola pericolosa. Come mai hai detto che tu ne capisci qualcosa? Non sei mai stato geloso, tu. Ti sembra che sia il caso di discuterne adesso? Mi piacerebbe saperlo. Perché? Non so, credo che ne sarei contenta ancora adesso. Mi hai sempre umiliata con la tua indifferenza. Quei due credi che si faranno ancora vivi? Un verbale dovranno pur farlo. Io però non lo firmo. Sarebbe un'accusa lampante verso tuo figlio. Vai in cucina e prepara qualche panino, perché anch'io ho fame. È andata bene, Horst, mi puoi credere. Ne sono convintissimo. Nel mio lavoro ho imparato molte cose. Soprattutto a capire quello che non diceva la controparte. Ecco perché ho capito al volo che quel tale ha poche cartucce. Non sparerà molti colpi. Ce la caveremo, se non perderemo il controllo dei nervi. Tu non lo perderai, vero? No, papà. Tua madre invece lo perde facilmente. Spesso ha reazioni imprevedibili. La preoccupa la firma del verbale. Ma alla fine credo che si deciderà a non rovinare per sempre suo marito e suo figlio. Sì, è per questo. E ho stabilito che la domenica l'avrei passata da sola con Mario. Vede, Horst mi era molto amico e gli volevo molto bene anch'io, però... Come dire, mi tormentava. Era sempre geloso di tutto e di tutti. Ecco perché... Anche di Mario? No, finora no, perché... Perché finora? Che cosa è cambiato? Come le ho detto, ieri era la prima volta che uscivo sola con Mario. Scusate se mi intrometto. Io le dicevo sempre, Horst mi sembra un po' assillante. Stava più con noi che a casa di suo padre. Una volta ho detto anche a mia moglie, Horst ha proprio perso la testa per Ellen. Chi si innamora a quell'età la testa la perde sempre. O quasi sempre. Perde la testa, già. La sua sensazione dunque era che Horst Wigman nutrisse un sentimento eccessivo verso sua figlia. Sì, sì. E me ne sono preoccupato. Mm-hmm. Ha dato sempre molte manifestazioni di gelosia. Oh, sì, molte. E non si è mai avventato contro qualcuno? Non arrivava mai a questo. Reagiva sempre disperandosi tremendamente, ma da questo a uccidere con un coltello? Mario non è stato colpito con un coltello, è stato colpito con qualcosa di diverso. Abbiamo avuto oggi il referto autoptico, si tratta di un... cacciavite, credo. Un cacciavite? Mario ne aveva sempre uno in macchina, perché a volte lo sportello non si apriva. Abbiamo cercato nella macchina, ma non abbiamo trovato nessun cacciavite. Lei è in grado di descrivercelo, quel cacciavite? Ah, sì, non è difficile. Credi che quelli torneranno davvero? Così hanno detto stamattina. Va a prendere un portacenere per tua madre. Quanto tempo impiegheranno per scrivere il verbale? Io lo butterei giù in un paio di minuti.
Ma quelli no, vogliono prendere tempo. Non se ne avvantaggeranno. Evidentemente stanno escogitando qualche loro trucco. Ma noi siamo al sicuro. Vuoi un altro caffè? No, voglio qualcosa di forte. Non credo che sia il caso, dovrai controllarti scrupolosamente. Tu mi hai sempre ritenuta un incosciente. Non cercare di litigare adesso. So bene come sei quando bevi. Come sono, avanti, dillo. Senza alcun freno. Oh, non essere ridicolo. Perché i sentimenti ti fanno perdere il controllo. Sentimenti io? Li hai anche tu, naturalmente, ma non li tieni sotto controllo, come lui che non si sforza neanche di riuscirci. Lascialo stare. Lo lascio stare, sì. Ma vorrei che si aiutasse anche lui. Tua madre ha voglia di bere un cognac, dagliene poco. Grazie, sei molto generoso. Hai fatto le ipotesi di ogni eventuale complicazione? Sì, le ho fatte. La cosa non ha nessun punto debole. L'unico potresti essere tu. Continua così se vuoi che me ne vada. Sei sempre lo stesso. Dici ancora le cose che fanno venir voglia di piantarti in asso. Vuoi dire che ti ho fatta scappare io? Sì, mi hai costretta a reagire al tuo assurdo comportamento. Hai fatto sempre errori. Cerca di non fare l'ultimo. Va ad aprire tu, non devono sospettare che ti vogliamo nascondere. Tu intanto sparecchia. Ah, siete voi, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo parlato ancora una volta con Ellen Koeninger, è così? Ma la ragazza non era coinvolta nel fatto. Sì, però lei dice di essere stata molto amica di sua figlia. Ma non capisco perché non possano essere stati... Sì, sì, ma sembra che lui ne fosse morbosamente geloso. Ah, ho capito, diventate il vostro chiodo fisso. Scusi, signor Wigman. Sì, sì, lei sta per dirmi che rispondo sempre al posto di mio figlio. Horst. Quando Helen ti ha detto che non avrebbe potuto passare la domenica con te perché doveva andare a trovare sua zia, tu non sei stato subito diffidente? Eri convinto che ti stesse dicendo la verità? No. Perché no? Ha detto di no, è chiaro. Tu lo hai preso quindi per un pretesto, non è vero? Sì, io... Io non l'ho creduto affatto. E eri infelice, disperato, inferocito, è questo che vogliono farti dire. Voglio che mi risponda il suo ragazzo. Ma lei non fa che tendergli i tranelli, perché non intervieni? Te ne accorgi anche tu, no? Sì, me ne sono accorta. Noi vorremmo rimanere soli col ragazzo. Se no, lo porto nel mio ufficio. Va bene, fate pure. Andiamo di là. Vieni. Ti sembra che vada liscio? No. Ci metteranno dentro tutti quanti. Vieni. Sediamoci, non stiamo in piedi. Ci vuoi parlare sinceramente adesso? Che cosa è successo? E come è successo? Siamo convinti che sia stato tu ad ucciderlo. Ieri sera sei stato ad aspettare davanti alla casa di Helen per vedere con chi lei aveva passato la domenica. E quando Helen è arrivata con Mario, che tu fino ad allora avevi creduto tuo amico, hai perso la testa completamente. Hai aspettato che Helen entrasse in casa e sei andato ad affrontare Mario. Hai avuto una lite con lui e lo hai ucciso. Con questo cacciavite. No. No. No! Non sono stato io! Torturano il nostro ragazzo, non possiamo permetterlo. Non fare il testardo, raccontaci la verità. Basta! Io protesto energicamente. Quello che state facendo con questo ragazzo è assolutamente illegale. È un comportamento... E questo... cacciavite come mai è qui? Dove... dove è stato trovato? Che cosa ha di strano questo cacciavite? Su, coraggio, risponda. Cos'ha di strano questo cacciavite?
Lo ha già visto? Io non so a che cosa alluda. Non faccia il finto tonto. Sa quanto me che questa è l'arma usata dall'omicidio. Lei sta bleffando. Il delitto è stato commesso con questo cacciavite. E lei lo ha riconosciuto. Questo conferma i miei sospetti su di lei. Ma che dice? Il cacciavite era nella macchina di quel ragazzo. Lei così se lo è trovato a portata di mano. E poiché anche lei è impulsivo litigando con lui, gliel'ha vibrato contro. Lei doveva essere salito su quell'auto, chissà per quale motivo. Lei è pazzo. Lei poi si è messo al posto di guida. Fa perdere il e ha portato il morto davanti questo al Pinocchio. Questo glielo suggerisce la sua follia. Lei è il colpevole, il suo ragazzo non ha tanto sangue. Io non le permetto di urlare. Il sedile di guida era spostato indietro, come per una persona molto alta. Lei ha dimenticato solamente di rimetterlo a posto. Un grandissimo errore. Glielo dimostro. Andiamo a controllare. Questi giochetti non mi divertono. La farò sedere al posto di guida e siccome la sua statura è fuori dal comune ne trarremo insieme le debite conclusioni. Vieni anche tu con noi. No. Mio padre è innocente. L'ho ammazzato io. Sei un vero idiota. Ti sei fatto mettere nel sacco. Ora stia zitto, per favore. Ha parlato anche troppo. Questo povero ragazzo fa più pena a me che a voi due.